Veniamo in Italia, oggi la Polizia celebra i 170 anni della sua fondazione, la cerimonia a Roma con il capo dello Stato Mattarella. Andiamo in diretta con Alessio Zucchini. Alessio. Capo dello Stato che in occasione delle celebrazioni ha inviato un messaggio al capo della Polizia Giannini. Mattarella ha evidenziato come nella fase di rilancio del Paese dopo la pandemia risulti decisivo l'impegno della Polizia affinché la ripresa economica non sia inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da diffuse forme di illegalità. E ancora il capo dello Stato ha ribadito che il contrasto al terrorismo e la sicurezza informatica sono ulteriori sfide da raccogliere in collaborazione con le forze di polizia di altri paesi. In occasione delle celebrazioni anche i discorsi della ministra Lamorgese, la ministra dell'Interno, e del capo della Polizia Giannini. Allora ascoltiamo le loro parole. La situazione di incertezza sul fronte economico e sociale che la guerra ha aperto, anche per i riflessi sul mercato energetico e sull'approvvigionamento di materie prime, potrebbe determinare un pesante impatto sulla produzione industriale, sulla crescita economica, sui livelli occupazionali e quindi sulla tenuta sociale del Paese, dove si aprono divisioni, separazioni, là si è chiamati a unire, a fare coesione. I nostri uffici non sono mai stati chiusi, le nostre pattuglie sono sempre state nelle strade e nelle piazze. Abbiamo contrastato la criminalità e il terrorismo mentre piangevamo i nostri caduti. Abbiamo garantito la normalità in una situazione assolutamente eccezionale. Non è facile quando ben oltre 34.000 poliziotti hanno contratto il virus e 20 hanno perso la vita. Colleghi che non dimenticheremo mai,